Buonasera, una storia dai contorni piuttosto oscuri vede protagonista un dirigente del servizio trasporti della Regione Marche, Leonello Lupi, che rischia di essere licenziato. Sentiamo perché in questo servizio di Stefano Brecciarodi. Al momento di andare in onda potrebbe essere già stato licenziato. È la storia di Leonello Lupi, dirigente del servizio trasporti della Regione Marche, che dopo aver chiesto di essere trasferito ad un altro incarico perché quello in cui era impegnato per molti ostacoli non poteva essere portato a termine, si è ritrovato con un'inchiesta disciplinare a carico che, visto il tono usato dal presidente D'Ambrosio che l'ha firmato, si può una fine diversa da quella del licenziamento. Nonostante il riconoscimento del lavoro svolto, dei problemi risolti e della buona gestione del suo ufficio, Lupi paradossalmente rischia di pagare proprio per la sua intraprendenza. Ha sollevato, dopo averli esaminati, dopo essersi documentato, dubbi su tante questioni scottanti, dal fallimento CEMIM alla gestione del servizio informatico, dai rapporti con l'Università di Urbino che sta redigendo il piano dei trasporti, all'appalto per il corridoio adriatico, fino ad arrivare ad altre vicende scottanti, molto scottanti. Lupi, insomma, ha detto con documenti dalla Procura della Repubblica le cose che non vanno, ed allora potrebbe pagare proprio per questo motivo. La Giunta invece gli imputa un atteggiamento politico e l'intromissione in questioni che non appartengono al suo ufficio e al suo incarico. Leonello Lupi ha citato vicende ed illustrato situazioni e fatti che, se fossero, e non abbiamo dubbi che siano, come le ha descritte, getterebbero un'ombra sinistra sull'attività della Giunta D'Ambrosio e di molti funzionari regionali. E siamo riusciti a portare ai nostri microfoni Leonello Lupi, il dirigente che, come abbiamo sentito, ha sollevato, come si usa dire, un bel posto di lavoro. Ascoltiamo l'intervista. Ma c'è stato, come ho detto, un momento di scontro, ma i problemi probabilmente sono sotto traccia, cioè ci sono altri problemi grossi per il lavoro che ho fatto in altre situazioni. Io cerco di fare funzionario e in questi casi, visto le vicende, si può dar fastidio a molta gente. Beh, guardi, non c'è mai una cesura totale, gli uomini restano, noi funzionari soprattutto, come si restiamo molte volte? Si è detto spesso nei corridoi, i politici vanno, i funzionari restano, il potere è vero tante volte. Ce l'abbiamo noi in alcuni casi qui e quindi già questo può dar fastidio. Poi io qui non sono in grado di dirlo, adesso non mi faccia dire cose che chi lo dice che in passato sia venuto fuori tutto, chi lo dice, e che non ci siano ancora interessi. Io questo sì posso dirlo perché è stato già dichiarato a passanti, cioè non verbalizzato in procura. Sono stato minacciato per aver tirato fuori la vicenda CEMIM, amici miei, attraverso amici, è stato fatto sapere che dovevo lasciar perdere. Anche dopo la nomina di dirigente del servizio trasporti, un mio collega con noncuranza per dirmi che avrei fatto bene a non fare l'inchiesta mare e che comunque le cose si potevano fare non vedendo. E che adesso che ero anch'io un dirigente importante ai massimi livelli avrei fatto bene a capire che dovevo lavorare insieme agli altri. Io moglie e due figli, lavoro solo io, mio figlio è uno che fa l'università, c'ha dei 30, lei può immaginare come viviamo, non ho soldi da parte, che non ho presi mai da nessuno e non mi vergogno a dirlo. Io ho una macchina, l'ho scritto anche l'assessore un mese prima, ho una macchina di 10 anni esatti, adesso va alla revisione e me ne vantavo. No, non va a rottamazione perché non posso. Per me è disperante, sto cercando lavoro, io e la mia famiglia siamo disperati.